E si ritorna in studio, una buona serata, bentrovati, l'appuntamento Il Bello di Dirsele tutte le sere intorno alle 19, questo spazio che ci consente di poter parlare un po' di quello che è successo durante il corso della giornata, soprattutto delle varie notizie che si sono così sviscerate durante il corso della nostra giornata, come si stava dicendo, e soprattutto andare a cercare anche di carpire un pochettino meglio come stanno le cose, intervenendo anche, se ne avete piacere e voglia, come sempre accade, anche al nostro numero di telefono per il vostro WhatsApp, che è il 346 10 77 159, o altrimenti potete tranquillamente interagire sulla nostra pagina Facebook, che è TVB Studio 85. Allora, una bella puntata perché avremo, anzi, ritroveremo il nostro Paolo Scarcello che ci parlerà di un fazzoletto di terra un po' diverso dal solito, c'è cioè una struttura creata appositamente in mezzo al mare, zona demaniale, dove succedevano cose un po' particolari. Quindi questa sera siamo anche molto curiosi di capire quello che accadeva su questa specie di isola galleggiante, che è durata anche poco, e poi dopo capiremo il perché. Approfondiremo invece un argomento molto più toccante, molto più serio, perché sapete che domani è appunto la giornata contro la violenza sulle donne, per cui avremo modo anche di parlarne. Poi domani avremo anche ospite, questo voglio accentuarlo maggiormente perché siamo contenti di averlo finalmente con noi, il professor Stefano Montanari. Si parlerà appunto di diverse problematiche, fra le quali parleremo del vaccino, delle mascherine, dei tamponi e delle terapie che si stanno prendendo ultimamente in caso gli ospedali. Insomma, argomenti molto importanti con una persona ovviamente esperta e informata su tutto quello che concerne gli approfondimenti che andremo a sviscerare. Adesso invece noi ci fermiamo un attimo musicalmente parlando, rimanete con noi perché tra un po' si parte con Il Bello di Dirsele. Irresistibilmente le colpisco al cuore, più nessuna si difende, il mio sguardo è fiero, sensuale com'è, le distrugge tutte, mi sento proprio re. Capelli al vento, tutte svengono ai miei piedi, benedetto specchio, sempre fisso stai lì, io mi guardo bene, oh mamma che fortuna. Fiero, sensuale com'è, le distrugge tutte, mi sento proprio re. È ormai diventato un tormentone, ancora una volta, Sono nato bello del nostro Paolo Scarcello, una canzone che mette allegria, mette il brio, insomma, la voglia di
iniziare questo nuovo appuntamento con il bello di dirsele, ovviamente insieme al nostro Paolo Scarcello. Ciao Paolo, buona serata e bentornato. Ciao, tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Benone, dai, un po' ingabbiato con questo Covid qui in casa, per cui come tutti. Ma per voi artisti questo Covid potrebbe anche essere, diciamo così, una musa ispiratrice per canzoni, per motivi. Sta uscendo novità, il brano, su tu sai il mio gruppo, nome del gruppo, no? Gli Anni d'Oro. Sì. E a breve uscirà il brano, un motivo bello, allegro, tosto, Gli Anni d'Oro. Bellissimo qui. Il gruppo, con tutte le foto del gruppo, tutto quello che c'è nel gruppo. Benissimo, quindi insomma avete avuto l'ispirazione giusta, poi ovviamente ce ne farete avere una copia di questo disco, no? È naturale. Disco, ormai si parla di disco, ormai si parla di CD, di chiavette, di motivi, di MP3, perché ormai i dischi non vanno più. Basta che sia musica. Esatto. Allora, senti Paolo, tu ogni settimana ci porti veramente a conoscenza di posti incantevoli, meravigliosi, paradisiaci della nostra Italia. Ad esempio, questa sera cosa ci fai conoscere? Ad esempio, questa sera volevo parlare di quella micronazione durata appena 55 giorni. Ah sì? L'isola delle Rose. L'isola delle Rose. E dove era collocata? Sarebbe questa l'isola delle Rose? Ecco, lo vediamo nella foto, al largo di Rimini, in acque fuori territorio. Però chi l'ha costruito non fece i conti che quelle acque l'Italia le diede in appalto a Eni per le loro piattaforme, e lì crearono un po' tutti i casotti. Ecco. Quindi praticamente era un'isola abusiva, se ho ben capito. Sì, era in terra di, anzi, d'acqua di nessuno, dove lui credeva non ci volessero permessi. Ma come? Cioè, ma quella è zona demaniale, come fa uno a costruire in mezzo al mare quello che gli pare? È bello. Beh, lui aveva anche ragione, era fuori d'acque territoriali. Ah. Okay. Però era in dotazione l'Eni dall'Italia. Ma, senti, ma lì. Intanto siamo curiosi di capire quello che accadeva all'interno di questa isola. A lui, con la scusa di fare uno stato indipendente, che appunto durò 55 giorni, aveva messo dentro albergo, ristorante, bar, casini vari, night, di tutto e di più. Aveva creato francobolli, addirittura moneta. Addirittura una moneta va fatto, questo è veramente un genio. Senti, io ho visto solamente ronzare però dei motoscafi della polizia, per cui veramente è durato molto poco, come dicevi tu prima, questo giochino. Sì, perché addirittura i russi, l'antenna che vedevano sul tetto dell'isola, pensavano che fosse un'antenna di spionaggio. Scusate, ecco, ma io leggo qui, lingua ufficiale esperanto. Esperanto. La moneta era mil. Ma che lingua era, scusa Paolo? Era un insieme di lingue. Sì, ma ho capito, ma magari se noi ci presentiamo parlando in italiano, questi ci capiscono, come ci rispondono? Cioè, era una lingua latina, anglosassone, qualche tipo di lingua? Addirittura Giorgio Rosa, l'ingegnere, era di Bologna lui. Ah, ok. Questa bandiera, la bandiera, fecero tutto, hai capito? Rosa, che bello. La loro moneta corrispondeva all'epoca a 1,1 lira nostra. Ah, quindi avevano anche fabbricato monete, questi erano insegnati al massimo. Stemma. Senti, ma se dovessero essere ancora fuori dalla galera, questi potremmo avere un contatto con loro, giusto per toglierci qualche sfizio, sapere qualcosa in più? Credo che Giorgio Rosa sia morto che poco, però. Ho capito. Comunque, veramente ingegnosi. Pensa che iniziarono i lavori nel 1968 maggio, e la demolizione venne in febbraio del 99, del 69. Ho capito. Beh, tu sei mai riuscito ad arrivare ad approdare a quest'isola oppure solo sentito parlarne? Io all'epoca ero un bambino, 14-15enne, però suonavo già, come tu sai, suonavo a bordo della motonave Maria Vittoria. Facevamo la sera tutti i giri attorno all'isola, andavo sopra, migliaia di turisti, addirittura aveva la pompa di nafta da dare alle navi, tutta esentasse.
Ah, ok, quindi veramente un'isola, un'oasi di libertà, di paradiso. E poi si Paradiso, giocava certo. d'azzardo, c'era il nightclub, insomma, si dormiva. Moderno, Veramente moderno. un bel godi del tempo passato, giusto? Esatto. Va bene, carissimo. Allora, noi aspettiamo il tuo nuovo disco qui su. Sarai il primo a riceverlo tramite WhatsApp, appena pronto. Anzi, la Esatto. base è già pronta, se vuoi te la mando la base. Va bene, poi dopo però noi dobbiamo cambiare, non potremo più far sentire suonato bello, faremo sentire quest'altro motivo, Arrivo, che giusto? adoro, certo, questo Ma di meraviglioso cosa gruppo parla? che Di questo parla della parla bellezza, quello cosa parla? di tutto, di più, degli anni 70, 80, 90, Vitelloni, gli assalti alle ragazze, quando Va bene, evitavo sempre di divertente. Paolo, ti andare. ringraziamo tantissimo del tuo intervento, ti auguriamo una buona serata e rimani sempre con noi di TVBistro 85. Grazie, grazie veramente. Ciao a tutti Ciao quanti. Paolo. Allora, intanto ricordiamo anche le modalità per potersi mettere in contatto con noi, molto semplice, 346 10 77 159 è il nostro numero di WhatsApp e per ciò che concerne invece Facebook, beh, potete tranquillamente approdare a TVB Studio 85, così come stanno facendo già diverse persone in questo momento che ci stanno seguendo dal telefonino e questo ci fa molto piacere, o altrimenti alla nostra televisione canonica, canale 85 del digitale terrestre, o altrimenti ancora, ce n'è ancora, sul nostro sito ci può